Che cosa dobbiamo aspettarci di collegamento tra la sconfitta di uno Stato islamico e una Siria nelle condizioni in cui la troviamo oggi? Innanzitutto c'è un dato, se mi è permesso dirlo, investigativo. Cioè nel momento in cui noi abbiamo forze sul terreno a Raqqa, Raqqa può diventare un patrimonio straordinario di informazioni. È già oggi un patrimonio straordinario di informazioni, perché lì si comincia a capire quelli che effettivamente sono morti, chi è passato da lì, chi ha lasciato traccia lì. Ed è molto importante che ci sia una cooperazione in tempo reale tra i servizi di intelligence del mondo, tra coloro che hanno truppe sul terreno, noi non abbiamo truppe sul terreno a Raqqa, e coloro che non ce l'hanno e che però tuttavia possono collegare quell'evento, quel nome, quella fotografia, quell'immagine ad una persona, possono comprendere qual è il livello di pericolosità che ciò può portare verso altri paesi. La seconda questione, vede, sulla Siria si gioca un elemento molto importante. Si gioca un elemento molto importante perché in Siria tutto è nato. Nel 2012, nel 2013, Islamic State, allora si chiamava ISIS, Stato Islamico dell'Iraq e del Levante, poi andrebbe raccontato la crasi delle ultime due lettere. Certo. A un certo punto, appunto, prima erano l'Iraq e il Levante, cioè il sogno di farsi Stato era determinato ad una parte soltanto del mondo. Era naturalmente una parte molto importante. Non dimentichiamoci mai che quella nella storia dell'umanità era la mezzaluna fertile, uno dei punti in cui è nata l'umanità, la storia del mondo incomincia nella mezzaluna fertile. E tuttavia progressivamente poi alla Baghdadi cambia la prospettiva, quello è soltanto l'inizio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.